primario del pronto soccorso dell'ospedale Murri di Fermo. Oggi, 5 novembre 2021, alle 10 è scattato anche qui al Murri di Fermo, il nosocomio fermano, un minuto a braccia incrociate da parte degli operatori, a partire da lei, in qualità di primario, a sostegno dei vostri colleghi di Pesaro che hanno subito un'aggressione. Sì, assolutamente sì, ed è stato solo l'ultimo e forse più eclatante di tanti episodi che comunque ormai si succedono da tempo in tutta Italia. Quello che mi è piaciuto molto è che io ho aderito spontaneamente a questa iniziativa e non ho assolutamente obbligato nessuno dell'equipe a farlo. E invece tutti, medici, infermieri, OSS, personale della Croce Rossa, hanno partecipato in maniera assolutamente volontaria, quindi credo che sia stato proprio insomma, un gesto sentito da tutti. Dottore, dicevamo un gesto di solidarietà nei confronti di Pesaro, ma anche Fermo non è immune da questo tipo di aggressioni, mi passi il termine, verbali ma a volte anche fisiche. Come ricordava lei, a livello dell'ultimo episodio in Crescenzo di Pesaro, ma anche qui insomma guardia molto alta. Assolutamente sì, abbiamo avuto anche noi ormai numerosi episodi di violenze, di minacce, e fino a sfociare anche in aggressioni fisiche. A volte queste hanno richiesto anche l'intervento dei carabinieri, delle forze dell'ordine, quindi insomma sono purtroppo episodi che, se una volta erano davvero un'eccezione, una rarità, purtroppo ultimamente stanno diventando sempre più frequenti ed è un grossissimo problema questo. Quali sono le cause di questo problema? Perché come lei diceva, in passato magari potevano essere legate a uno stato psicologico del paziente un po' particolare, adesso insomma la casistica lascia pensare che ci sia un po' una degenerazione e un atteggiamento, per usare un eufemismo, aggressivo nei confronti dei sanitari che fino a pochi mesi fa eravate visti come degli eroi, insomma. Sì, ecco, credo che paradosso, dottore. Sì, no, certo, credo che alla fine questa pandemia ha esacerbato molto questi comportamenti, questi atteggiamenti, perché è vero, se all'inizio il personale sanitario era visto un po' come eroi, sbagliato, perché non siamo mai stati eroi, abbiamo fatto quello che è la nostra professione. Però eravamo stati visti in questo senso un po' come i salvatori, l'ultimo baluardo verso questa pandemia. In realtà poi le cose si sono assolutamente ribaltate, un po' trascinate dall'atteggiamento dei no-vax, dei negazionisti verso l'infezione. Quindi addirittura medici e infermieri sono spesso visti come anzi quelli che fanno qualcosa di attivo per farti stare male, e quindi in più c'è sicuramente una insoddisfazione forte anche della popolazione verso i servizi che l'ospedale può dare, pretese di visite, di prestazioni che non sono proprio del pronto soccorso e quindi molto spesso sfociano in episodi come quello ultimamente successo. Teniamo conto che il pronto soccorso entra in tutto, noi spesso non sappiamo neanche il nome delle persone che entrano, quindi entrano persone sotto l'azione di sostanze d'abuso, stupefacenti, sostanze che comunque alterano il comportamento e molto spesso provocano un'aggressività nelle persone, quindi un po' il nostro ruolo che ci espone a questo, però ecco, e questo lo sappiamo, però bisogna mantenere la cosa entro limiti accettabili. Una cosa è il paziente agitato che può darci dei problemi, una cosa invece è l'utente che manifesta la sua ira, la sua insoddisfazione mettendoti le mani addosso. Dottore, l'utenza spesso collega il pronto soccorso alle lunghe attese, questo ecco, per partire dalla parte più tranquilla, più blanda della protesta, no? Cosa c'è di vero nelle richieste, nelle lamentele dell'utenza, e cosa invece l'utenza dovrebbe sapere, cosa avviene da quest'altra parte, no? Dalla parte sanitaria. Il problema è molto articolato, nel senso che, per carità, ogni persona che arrivi pronto soccorso
nella grande maggioranza dei casi è convinta di stare male, di avere un problema serio, più grave di quello degli altri. Poi fortunatamente spesso non è così. Però questa è la percezione che ognuno di noi ha quando va in pronto soccorso. E quindi è logico che attendere la visita già ci predispone verso chi poi ti dovrà erogare la prestazione. È logico che se in pronto soccorso avessero accesso solamente gli utenti che hanno davvero bisogno di una prestazione di pronto soccorso, non esisterebbe il problema dei tempi di attesa. Se da noi arrivassero solo quei pazienti che etichettiamo come codice rosso, codice arancione o codice azzurro, quindi quelli che hanno una situazione o realmente o potenzialmente critica nell'immediato, è chiaro che il nostro lavoro sarebbe tutt'altra cosa e non ci sarebbero tempi di attesa lunghi per i pazienti. Invece il pronto soccorso è sempre più chiamato anche a dare una risposta alle carenze di altri servizi, in primis le carenze del territorio. Ecco quindi che vediamo arrivare tantissime persone alle quali noi una risposta la diamo, ma che non avrebbero realmente bisogno di una prestazione urgente di pronto soccorso, e questo provoca una dilatazione enorme dei tempi. Fermo a poi una situazione particolare, perché noi siamo l'unico ospedale dell'area vasta, un'area vasta che ha un numero di posti letto molto inferiore rispetto allo standard nazionale, e quindi se noi non abbiamo dei tempi lunghissimi per l'attesa alla visita del paziente, abbiamo dei tempi a volte veramente troppo lunghi per riuscire a ricoverare, riuscire a mettere a letto i pazienti. Questo è il nostro problema. Il nostro problema sono tempi di attesa del posto letto a volte esageratamente lunghi. Stiamo cercando di lavorarci con la direzione di presidio, con gli altri colleghi primari, col direttore di area vasta, è però sicuramente un punto di non facile risoluzione, questo di sicuro. Entriamo un po' nel dettaglio, dottore, parlando, affrontando, appunto abbiamo affrontato due problemi, scusami, le soluzioni a questi due problemi, come si risolve, diciamo, il culmine della questione con l'aggressività, con la violenza nei vostri confronti, e più in generale come si può risolvere il problema delle attese, insomma, per semplificare tutto? A mio parere sono problemi che si intersecano questi. Io credo che la cosa fondamentale sia riuscire a far capire alla popolazione il lavoro che noi facciamo all'interno del pronto soccorso. Spesso questo è chiuso all'interno delle mura del pronto soccorso, le persone fuori non lo sanno, la mole di lavoro che noi affrontiamo. Sui giornali, lo sapete benissimo, arriva la notizia eclatante di ciò che va male, ed è giusto che sia così il pronto soccorso. Per fortuna ci sono tante cose che vanno bene che però non fanno notizia, non dovrebbero fare notizia, perché è quello che dovremmo fare tutti i giorni, ma questo le persone fuori non lo sanno. E quindi a mio parere già riuscire a portare fuori, a portare in mezzo alla popolazione quello che si fa in pronto soccorso potrebbe essere un ottimo aiuto. Il problema degli accessi in pronto soccorso, dell'iperafflusso in pronto soccorso, è quello che invece abbia realmente una grande difficoltà per trovare una risoluzione, perché comunque sia le persone, e da un certo punto di vista è anche bello che siano così, cercano nel pronto soccorso un aiuto ai loro problemi e sanno che comunque lo troveranno. E sanno che magari potranno aspettare 6 ore, 8 ore, saranno in pronto soccorso una mezza giornata, però usciranno avendo avuto una risposta. E questo crea davvero dei problemi, però è anche bello che riusciamo a darlo. E quindi, sapendo questo, finché non ci sarà, a mio parere, una totale rivoluzione di quello che è il sistema di assistenza anche sul territorio ai pazienti, difficilmente si riuscirà a ridurre l'afflusso di pronto soccorso. Poi sappiamo benissimo che molte volte questo non è necessario, come dicevamo prima, basti vedere il crollo degli accessi di pronto soccorso che c'è stato all'inizio del 2020 con l'esplosione della pandemia, che poi anche questo ha avuto un risvolto negativo di tante persone che magari non arrivavano in ospedale pur dovendo venire. Abbiamo avuto un incremento delle morti di infarto, di omicidio, di ictus non trattati. Però questo ci ha fatto capire come, ecco, di fronte a un problema grosso, se non pensavi di stare veramente male, tu in pronto soccorso non ci andavi. Adesso questo non c'è più, è un po' passata la paura dell'infezione, di potersi ammalare in pronto soccorso, e quindi comunque gli accessi sono tornati assolutamente al numero pre-Covid. Noi facciamo più o meno 100 accessi al giorno, che è quello che si faceva in epoca pre-Covid.
Senta, dottore, ecco, ha accennato lei la questione sul Covid, in primis da medico glielo chiedo, poi da primario del pronto soccorso, qual è lo stato dell'arte qui al Murri, il pronto soccorso del Murri, e quali sono le sue previsioni? Preoccupato per una nuova ondata, preoccupato per le varianti, insomma, come vede? Sì, comincio dall'ultima domanda, preoccupato, sì. Preoccupato, ed è presto detto il motivo, perché è vero che i numeri adesso sono molto inferiori rispetto a quello che vedevamo l'anno scorso, però adesso abbiamo, le persone sono vaccinate, cosa che l'anno scorso non era certo così. E il problema che stiamo vivendo in questo momento è che in pochi giorni siamo passati da una fase assolutamente tranquilla, dove vedevamo un paziente sospetto o due al giorno, a una fase dove invece in pochi giorni ci siamo saturati, abbiamo saturato la capacità recettiva dell'ospedale per pazienti Covid. L'ultimo posto letto verrà dato a un paziente che sto seguendo questa mattina, una donna di 69 anni. Quanti ne ha adesso qui? Allora, l'ospedale in questo momento ha 3 pazienti ricoverati in rianimazione e 15 ricoverati in malattie infettive. La cosa che ci lascia perplessi, che ci preoccupa, è che il 50% di questi pazienti sono vaccinati. Mentre fino a ottobre il 90-99% dei nostri pazienti non erano vaccinati, erano fondamentalmente no-vax i nostri pazienti, adesso invece la cosa è cambiata. Abbiamo un 50%, che è tanto, di pazienti vaccinati. Poi la nostra speranza è che siano tutti i pazienti vaccinati ormai da diversi mesi, per cui il titolo anticorpale stia scendendo e non dia più quella copertura verso la malattia. La preoccupazione reale è che però ci siano varianti che cominciano a sfuggire in maniera importante alla capacità profilattica del vaccino. Dottore, qui siete al pronto soccorso, serve qualcosa in più per affrontare un'eventuale nuova ondata, oppure riesce a tenere botta, insomma? Allora, come strumentazione, dotazioni, siamo assolutamente a posto, non abbiamo, e siamo preparati ad affrontare un'eventuale nuova ondata. Tra l'altro, fra meno di un mese sarà attiva l'attacca del pronto soccorso riservata ai pazienti Covid, che l'attacca ad alta risoluzione del polmone è un presidio diagnostico assolutamente fondamentale verso questi pazienti, quindi avere il pronto soccorso dedicata a questi pazienti è un aiuto enorme che ci dà, è un miglioramento importante nel servizio che diamo al paziente. E quello che purtroppo ci manca, non solo Covid nel senso lato, è il personale medico. Noi siamo drammaticamente sotto organico, è stato appena bandito prima un avviso per reclutare libero professionisti, poi un bando di concorso per l'assunzione di 19 medici, in maniera molto ottimistica speriamo che arrivino, in maniera concreta se riusciremo a avere 2 o 3 medici sarà già un ottimo innesto. Lo vedete tutti i giorni, ci sono concorsi che vanno in deserto, un altro concorso in deserto Marche Nord, è andato ad esempio un concorso in un pronto soccorso importante come quello del Policlinico Universitario di Pavia, non si è presentato a nessuno, hanno fatto un concorso in Veneto per tutto il Veneto, una delle regioni trainanti della sanità italiana, per 130 posti si sono presentati 29. Questo purtroppo su tutto il territorio nazionale è un problema enorme, quello che manca è il personale medico, infermieristico, ma soprattutto medico. Vediamo con un dato qua i numeri, quanto personale lei dispone e quale sarebbe il livello ottimale. Allora, in questo momento, oltre a me, in pronto soccorso di medici dipendenti ce ne sono 4 su 22 previsti. E in 118 abbiamo 12 medici, 6 dipendenti e 6 convenzionati su 23 previsti. E questo è un problema grosso, abbiamo una carenza più o meno di 30 medici tra pronto soccorso e 118. Il pronto soccorso vicaria questa assenza col ricorso, come è noto, ai medici della cooperativa, che ci aiutano tantissimo, cerchiamo di integrarli sempre di più nella nostra equip e quindi riusciamo con questo a dare un servizio alla popolazione, sennò
sarebbe veramente molto molto difficile. Abbiamo fatto una convenzione con la scuola di specializzazione di Ancona in medicina d'emergenza e urgenza per avere degli specializzati. Abbiamo qui da noi in questo momento due medici in formazione, due dottoresse che ci aiutano tantissimo, dato sono bravissime, e altri due, ho parlato proprio pochi giorni fa con il direttore della scuola, dovrebbero arrivare tra i nuovi specializzanti appena entrati il 2 novembre in scuola di specializzazione. Poi non sono forza lavoro, sono da formare, ma per noi è anche motivo di orgoglio che la scuola di specializzazione ci identifichi come luogo dove andare a formare i propri giovani medici, quindi questo è molto bello. Dottor Valentino, grazie, buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie a voi, ne abbiamo molto bisogno, grazie, grazie a voi.